Ciao, benvenuto, benvenuta in questo video. La sessione che andremo a fare è una sessione di rinforzo muscolare, rinforzo secondo un po' la metodologia fitness sicuro, che non è nulla di straordinariamente diverso da ciò che già si conosca, però sicuramente è un rinforzo di tipo analitico nel quale non andiamo a creare dei super sovraccarichi, utilizziamo un elastico. Volendo, alcuni movimenti si possono fare, gli stessi movimenti si possono fare anche senza, però insomma perdiamo un po' il concetto di sovraccaricare i muscoli. Noi andiamo effettivamente a sovraccaricare i muscoli, ma cerchiamo di farlo ovviamente in un modo estremamente rispettoso. È una sessione concentrata, una sessione quindi di meno di 15 minuti, che volendo si può ripetere ciclicamente due volte a fila. Ho fatto questo tipo di sessione, questo tipo di modalità, perché è una delle sessioni di prova che ho organizzato nell'ambito dell'aggiornamento, della presentazione. Dell'aggiornamento del mio percorso Fitness Sicuro. Chi magari non ancora conosce il tutto può andare a vedere il link che è nella descrizione del video o insomma il resto della pagina, secondo dove lo stai guardando, e ci sono tutte le informazioni. Quindi, anche per magari chi è la prima volta, preferito questo tipo di modalità. Bene, allora andiamo sulla nostra sessione. Vado quindi ad iniziare con il mio elastico. Vado ad iniziare con il rinforzo dei flessori dell'arto superiore. Mi metto in posizione seduta a terra con le gambe leggermente piegate. Chi ha un po' di difficoltà a terra, volendo, può mettere sedia qui e sedia qui e va più che bene. Faccio passare l'elastico dietro ai piedi, sotto ai piedi. Creo già un po' di tensione quando sono qui. Raddrizzo bene la colonna. Ripeto, se le gambe sono troppo dritte, raddrizzare la colonna per molti diventa difficile. Non è questo il mio target in questo momento. La colonna voglio che sia più dritta possibile. Afferro il mio elastico. Piego le braccia, ci deve essere tensione. Quando arrivo in fondo, tengo 3, 2, 1, torno. Scapole basse e via. Piego le braccia, 3, 2, 1, torno. Vado più indietro che riesco. Ci deve essere ovviamente un certo senso di attivazione dei muscoli dorsali. 3, 2, 1, torno. Nella parte posteriore, diciamo, delle braccia. Vado, tiro, 3, 2, 1, torno. Ancora, vado, schiena bene diritta, 3, 2, 1, torno. Ancora, vado, 3, 2, 1. Torno, non sono particolarmente sincronizzato, vado con la respirazione, mi basta non essere in apnea fondamentalmente. 3, 2, 1, torno e ancora uno, vado, 3, 2, 1, torno e sciolgo, rilasso. Intanto che lasciamo riposare un po' i flessori dell'arto superiore, lavoriamo su, possiamo definire i flessori dell'arto inferiore, andiamo in posizione di ponte, quindi pancia in su, testa e collo rimangono ben rilassati, andiamo caviglie più vicine possibili, ginocchia più vicine possibili, vado a spingere su a partire dal tallone e vado inizialmente soltanto a prendere la mia posizione più alta, tengo la mia posizione più alta. Tengo la mia posizione più alta. Qui non abbiamo un vero e proprio carico, come abbiamo prima con l'elastico, ce lo mettiamo tra un attimo. Il carico però è costituito dal tengo la posizione più alta possibile e quindi combatto un po' contro la gravità e un po' contro le mie rigidità. Teniamo ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Scendiamo appena appena. Ma ritorniamo su subito, andiamo nella nostra posizione più alta, spingo, ginocchia bene vicine, spalle e collo rilassati, spingo e tengo nella mia posizione più alta, tengo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, giù. Prendiamo l'elastico. Ora, chi non ce l'ha può anche fare senza in questo momento, per dire. Però l'idea è prendo l'elastico, lo tiro, me lo faccio passare sopra, cerco di far sì che, insomma, le braccia non facciano troppa fatica quando vado a spingere su, un po' si attiveranno comunque anche le braccia, ma ci va bene anche così, e vado a spingere su creando un po' di tensione sull'elastico.
quando vado a spingere su in alto. Sempre non irrigisco spalle e collo. Stavolta tengo per 5, 4, 3, 2, 1 e giù. E vado ancora, spingo su, 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 su. 5, 4, 3, 2, 1 e giù. Sempre spalle e collo rilassati. Vado, spingo su, 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 su. E tengo. 5, 4, 3, 2, 1, giù, facciamo ancora due volte. Vado, spingo su, 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 punto più alto, tensione dell'elastico. 5, 4, 3, 2, 1, giù. E vado, spingo su, 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 su. 5, 4, 3, 2, 1, giù. Ritorno nella posizione di prima, perché andiamo ancora a lavorare sui flessori. Sull'arto superiore l'elastico veramente ci viene molto in aiuto, perché ci dà la possibilità, ci dà accesso a una quantità di esercizi che altrimenti sarebbe difficile, a corpo libero non riusciamo assolutamente a replicare. Vado, piego, stavolta tengo un pochettino di più. Schiena dritta, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mollo. E poi rivado. Indietro, indietro, indietro. Vado, vado, vado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mollo. Facciamo ancora due volte. Raddrizzo. Vado. Piego, 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 piego. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mollo, e ancora uno, schiena dritta, vado, 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 e tengo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e mollo, e andiamo ancora a lavorare sulla trazione, chiamiamolo muscolo di trazione, dell'arto inferiore. Stavolta lo facciamo aumentando il carico, andando da ponte bipodalico a ponte monopodalico. Le caviglie stanno un pochettino più lontane, 4-5 dita. Vado sempre su nella mia posizione più alta, senza irrigidire spalle e collo. E quello che cerco di fare inizialmente è sollevo un tallone, sollevo l'altro, sollevo uno, sollevo l'altro. Il bacino, questo giusto per capire un attimo, il bacino voglio che stia più fermo possibile, anche quando adesso solleveremo tutto il piede. Adesso facciamo giusto, magari mettiamo le mani per sentire che non ci sia troppo boom 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 movimento. Vado con uno, vado con l'altro, vado con uno, vado con l'altro. E poi scendo e mi preparo per staccare invece un po' una gamba, staccare un po' l'altra. Se mi risulta troppo difficile, tengo il bacino più basso. Più il bacino è basso, più l'esercizio si semplifica. Ok? Quindi tengo nella posizione più alta che riesco a tenerlo, ma se riesco a tenere fermo. Sollevo, 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 sollevo. Sollevo, 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 vedo se abbassare un po', anche alzare un po' se voglio un po' più di carico. Sollevo, 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 ancora 3, giù, 2, giù, 1, giù, sciolgo e rilasso. Ottimo, ora andiamo a lavorare sulla spinta dell'arto superiore.
Sulla spinta dell'arto superiore si può lavorare in tanti modi, si può lavorare anche con l'elastico. In questo momento scelgo invece una classica posizione di tenuta di plank sulle mani. La posizione di plank sulle mani iniziamo a tenerla con le ginocchia appoggiate, perché quello che voglio fare con le ginocchia appoggiate è semplicemente piegare un pochettino i gomiti, piegare un pochettino, andare su e spingermi su bene, in modo che non collassare in questo modo, ok? Mi spingo su bene, mi spingo su bene, mi spingo su bene. E adesso allungo le gambe, non troppo giù, non troppo su, semplicemente mantengo la posizione, come se volessi spingere via il pavimento. Le mani posso tenerle un po' rivolte verso l'esterno, perché questo scarica parecchio i polsi. E teniamo questi polsi, diciamo un'altra cosa. Buttiamo fuori completamente l'aria, fuori tutto, in modo che l'ombelico vada verso la pancia. Facciamo anche un bel po' di attivazione del trasverso. Cerchiamo di tenere il più possibile questa posizione di anche massima espirazione. La teniamo ancora per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Giù, ci sciogliamo un attimo, sciogliamo i polsi. A proposito dei polsi, io consiglio sempre per questo tipo di esercizi, ce li ho qua, non me le ero preparate, mannaggia me, consiglio sempre per questo tipo di esercizi le manigliette, che è veramente uno supporto super comodo, economicissimo, e però veramente in molti casi è un aiuto indispensabile. Andiamo a ripetere, quindi sono bene solido sulle braccia, gamba, gamba, fuori completamente l'aria, fuori completamente l'aria, ombelico che va verso la schiena, stringo i glutei anche come se avessi un po' una, come se volessi stringere una moneta, diciamo, in mezzo alle chiappe, fuori tutto. Quindi tengo questa posizione forte e la tengo ancora per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, giù, sciolgo e rilasso. Chiaramente andiamo a tenere una posizione forte, non stringiamo troppo, soprattutto se sono le prime volte, e quando dobbiamo inspirare, inspiriamo, ma poi cerchiamo sempre di andare con l'ombelico bene verso la colonna. Bene, andiamo, ancora una volta, spingo, 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 siamo in posizione, sì, fuori bene l'aria, fuori bene l'aria, stringo anche i glutei come se appunto volessi stringere una moneta mezzo sedere, fuori bene l'aria, fuori bene l'aria, fuori bene l'aria, e tengo, 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 ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, giù, sciolgo e rilasso. Facciamo, intanto che siamo in tema di spinta sull'arto superiore, possiamo rimanere in posizione seduta oppure possiamo metterci in posizione in piedi. In posizione seduta aggiungiamo, se riusciamo ad andare, ma anche così tranquillamente, non è che debba essere particolarmente yogica, per carità, aggiungiamo un po' di controllo posturale. Effettivamente in piedi ci aiutano un po' di più le gambe, come siamo più comodi, però se riusciamo ad essere seduti non è male, abbiamo quel quid in più. Raddrizzo bene la colonna, porto le braccia bene indietro e da questa posizione bene di apertura spingo in alto, spingo in alto, spingo in alto, torno giù, rinfresco il raddrizzamento della colonna, rinfresco l'indietro delle braccia perché devo essere in una posizione di leggera tensione. Quando spingo su, niente apnea, se voglio fuori l'aria eventualmente, ma non è indispensabile, e vado giù, raddrizzo bene, indietro bene e fuori su. Spingo, 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 spingo e giù, indietro bene, raddrizzo bene, spingo, 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 spingo. Questo è un altro tipo di rinforzo, non è controresistenza come era qui di gravità. Mi ancora raddrizzo, spingo, è controresistenza, sì, un po' di gravità c'è, ma la resistenza qua è soprattutto le nostre rigidità. E ancora uno, raddrizzo, spingo. E
giù sciolgo un pochettino, soprattutto il tratto cervicale, magari con un pochettino di movimento laterale lubrifichiamo un po'. Ci mettiamo però in piedi per un classicissimo rinforzo dell'arto inferiore. Nel nostro caso è particolarmente interessante, quello faremo in modo molto semplice, il rinforzo isometrico. Quindi facciamo un classico squat, gambe poco più larghe dei fianchi, piedi rivolti verso l'esterno, finta sedia dietro, vado a sedermi indietro, più sono basso e più chiaramente la situazione si fa impegnativa. Tengo la posizione inizialmente con braccia in avanti, tengo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e su sciolgo. Quindi regolo se ho debolezza o anche delle debolezze delle ginocchia, piego poco, altrimenti posso piegare un po' di più. Andiamo ancora, finta sedia dietro, vado un po' in avanti con le braccia, raddrizzo la schiena e tengo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e su e sciolgo. Ripetiamo, vado giù 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 giù, raddrizzo la schiena e tengo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e su. Per gli ultimi due, chi se la sente, se non si genera troppa tensione, troppa difficoltà, lo facciamo con le braccia un po' più in alto. Più le braccia sono in alto, più c'è impegno anche posturale della colonna. Vado prima in posizione e poi eventualmente alzo le braccia e tengo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e su, sciolgo. Ancora una, andiamo giù 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 giù, raggiungo la posizione e eventualmente su con le braccia e tengo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, giù, sciolgo e rilasso. Benissimo, sciogliamo un pochettino. La nostra sessione concentrata di rinforzo è completata. Come dicevo, chi è già un pochettino più esperto, chi conosce le mie metodiche, chi è già un po' più allenato, può farla due volte di seguito tranquillamente, essendo all'interno di sessioni di prova che per chi anche magari è un po' la prima volta che scopre la mia metodologia Fitness Sicuro, ho voluto tenere questa modalità, si può fare tranquillamente quindi una sola volta. Chi sente magari il bisogno di un po' di allungamento stretching, sul mio canale YouTube trova veramente tantissimo tantissimo materiale a riguardo, non è strettamente indispensabile, però magari qualcuno ne sente un pochettino l'esigenza. Questo, come dicevo, è una delle sessioni che ho preparato come presentazione degli aggiornamenti della mia metodica Fitness Sicuro, del mio percorso Fitness Sicuro. Chi è interessato a saperne di più su questa metodica di allenamento molto molto completa e assolutamente adatta a tutti, anche a chi non è particolarmente in forma, anche a chi ha qualche acciacco, può andare nella descrizione del video, oppure se è già iscritto alle mie comunicazioni, insomma, dovrebbe aver ricevuto tutte le modalità per vedere tutto ciò che ho preparato in questo periodo. E per questo video è tutto, grazie mille dell'attenzione, ci vediamo alla prossima.